Buongiorno, è il laboratorio infermieristico 2, secondo anno, modulo ortopedico preoperatorio. In questo modulo riceviamo il paziente dal pre-ricovero o dal pronto soccorso. A prescindere da dove provenga, verifichiamo l'identità del paziente, apponiamo il braccialetto identificativo che riporta il nome, il cognome e la data di nascita del paziente, chiedendo attivamente il nome al paziente. Buongiorno, lei si chiama? Bianchi Roberto. Perfetto, verifichiamo la completezza della documentazione. In cartella dovremo avere esami ematici, elettrocardiogramma, se prescritto un RX del torace, i consensi all'intervento e all'anestesia e la documentazione infermieristica, compresa l'anamnesi. Riguardo al sito operatorio, dobbiamo eseguire tricotomia, lavaggio preoperatorio, nel caso in cui il paziente sia allettato dobbiamo procedere attivamente al lavaggio e il medico segnerà il sito dove dovrà essere eseguito l'intervento. Nel momento in cui dovesse essercene bisogno, posizioniamo un catetere vescicale, soprattutto per monitorare le uscite nel post-operatorio. E quando il paziente verrà chiamato dalla sala, procediamo a ricontrollare l'identità del paziente, la documentazione in cartella, facciamo rimuovere al paziente eventuali monili, protesi o trucco e gli facciamo indossare camice e cuffietta per andare in sala operatoria. Come ultima cosa, verifichiamo che l'anestesista abbia prescritto o meno una preanestesia, nel caso la somministriamo intramuscolo o per os a seconda della prescrizione e solo a questo punto siamo pronti per mandare il paziente in sala operatoria.